Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e con noi oggi a farci compagnia Subaru. Ciao Subaru. Bella, sono Lorenzo, Subaru. Allora, noi partiamo sempre, come dire, con una domanda per rompere un po' il ghiaccio e sicuramente anche per conoscerci un po' meglio. Chi è Subaru? Artista, musicista ovviamente, ma anche Subaru di tutti i giorni, noi siamo curiosissimi. Allora, Subaru di tutti i giorni, Lorenzo... sono un ragazzo di 22 anni, quasi 23. Vengo dalla provincia di Foggia e adesso vivo a Torino perché faccio lo studente nel frattempo, studio psicologia. Sto cercando di portare avanti insieme sia il progetto della musica sia il progetto, insomma, degli studi, anche perché mi piacerebbe in qualche modo fonderli in futuro. Ma ci sarebbero tante cose che potrei dire, diciamo, correlate con la musica. Beh, principalmente io ho iniziato a scrivere quando avevo 11-12 anni, non so precisamente perché, è venuto da solo, diciamo, in versi, e non ho più smesso perché, non lo so, mi viene un po' naturale e trovo che sia l'unico modo di esprimermi reale che ho, nel senso che anche adesso mentre ti sto parlando, naturalmente mi sto esprimendo, ma è come se non riuscissi a passare il 100% di quello che penso, che provo. Invece se lo faccio in versi, per qualche motivo sì. È molto chiaro quello, il concetto, tra l'altro è condivisibile sotto ogni punto di vista, quindi possiamo dire che la tua, come dire, la famosa chiamata è arrivata quando eri piccolino, diciamo, quindi è lì che hai deciso di fare comunque l'artista barra il musicista. Ma in realtà... era una cosa molto più privata, nel senso che io ho continuato a scrivere per tanti anni senza far sentire niente a nessuno, partendo dal presupposto che in realtà inizialmente non facevo musica, perché la musica per me è arrivata più tardi, avevo già 16 anni quando ha iniziato a prendere uno spazio più importante nella mia vita. Naturalmente avevo ascoltato musica prima, ma non ero un grande appassionato. Il momento in cui effettivamente la musica ha preso il sopravvento è stato quando stavo in Inghilterra, perché ho fatto un quadrimestre di studi in Inghilterra e mi sentivo parecchio solo, no, a dire la verità mi sentivo parecchio solo anche prima, però in quel momento particolarmente, e c'era un mio amico del mio paese che mi scriveva tutti i giorni, ed è l'unico che mi scriveva tutti i giorni, e io gli chiesi un giorno se poteva mandarmi una canzone perché mi mancava l'italiano. Caso vuole che il mio amico ascoltasse solo rap, e in quel periodo, naturalmente parliamo del 2016-2017, c'era la nuova wave, quindi la prima cosa che mi mandò lui all'epoca fu Wasabi 2.0, che mi ha praticamente fulminato. Da quel momento in poi mi ha mandato una canzone al giorno, tutti i giorni, e io sono andato in fissa col rap, e gli ho chiesto di non di mandarmi solo quello che andava in quel momento, ma tutto quello che lui sapeva, perché lui ascoltava rap da molti più anni, proprio da quando era piccolissimo, e quindi mi ha fatto sentire Wu-Tang, Bassi Maestro, Guè, un po' tutto in realtà, diciamo, quindi sia roba old school sia no school. All'epoca erano appena usciti i progetti più mainstream di Tedward, Comi, La Dark, Sfera, questa roba. Poi io, appunto, dicevo, scrivevo poesie che ho ottenuto principalmente per me negli anni. Ho un paio di amici con cui condividevo questa passione. Dopo qualche anno di ascolto della musica, ero veramente tanto fissato con queste cose, ma mi è sembrato un passaggio relativamente naturale, perché in realtà rap sta per rhythm and poetry, quindi siamo su quella linea, diciamo. Naturalmente non sono proprio la stessa cosa, ma diciamo che fanno parte, per me fanno parte dello stesso genere. Io poi sono molto focalizzato sulla scrittura. Dopodiché negli anni ho continuato a scrivere poesie mentre ascoltavo questa musica. C'era un altro mio amico, qua devo dare due nomi, diciamo amico A, amico B. Ok, amico A
che, con cui condivido la passione per la musica da tantissimo tempo, cioè per la scrittura da tantissimo tempo, scusa, e, con cui quindi parlavo di poesia e così via, e amico B che invece rappava del mio paese, e rappava già da un po' di tempo, quindi ne sapeva di più. Amico A è venuta l'idea, ma perché non scriviamo una canzone con lui? E quindi abbiamo detto, vabbè, proviamoci, e ne abbiamo parlato un po', e alla fine non si è fatto niente, però mi era rimasto il pallino. Allora io poi da lì gli ho chiesto se lui poteva darmi una mano a trasporre un po' i miei testi in canzoni rap, cioè se poteva essere fattibile questa cosa, e tra l'altro lui piaceva come scrivevo io. E quindi da quel momento, che sarà stato 2018-2019, circa 2-3 anni dopo che ho iniziato ad ascoltare il genere, ho iniziato a provare a fare questa cosa, ed è stato anche molto difficile perché ci sono tante differenze, nel senso... Nelle poesie non ci sono i ritornelli, per esempio. Infatti scrivere i ritornelli è stato un trauma all'inizio. Ci ho messo un bel po' prima di fare qualcosa. Poi questa cosa è diventata progressivamente più grande per vari motivi, ma era sempre una cosa che tenevo molto per me, anche perché avevo molto paura del giudizio delle persone nel mio paese, perché oltre ad essere un paese, quindi con tutte le meccaniche che ci sono nei paesi, in provincia, al sud, il fatto è che l'avevo tenuto nascosto per molto tempo, questo mio fatto di scrivere, o comunque non l'avevo pubblicizzato, diciamo. E visto che c'erano già altre persone che facevano questa cosa in altri modi, che possono essere migliori o peggiori, non è importante, insomma, avevo l'impressione che sarei stato preso male perché, dice, da dove è uscito questo, no? Cioè, da dove viene fuori questo che dal nulla adesso dice che vuole fare questa cosa? E da me poi i pettegolezzi girano molto velocemente. E non avevo nessuna intenzione di fare questa cosa. Infatti ho iniziato a pubblicare qui a Torino. Prima sono arrivato qua per l'università, ho continuato a scrivere. Dopo il primo anno poi c'è stato il Covid. Dopo il Covid sono tornato qui e ho trovato degli altri ragazzi all'università che facevano musica, e da lì sono partiti i miei primi contatti. Io ho visto i primi studi, ho iniziato a registrare le prime cose. Senti, noi quindi siamo molto curiosi di ascoltare la tua musica, direi di fare una pausa musicale, ci ascoltiamo Gocce e poi torniamo. Scuola di provincia, un ragazzino di buona famiglia, faccia pulita e camicia, nasconde la sua ferita, in troppi ci hanno messo dita, una penna e un foglio di carta come sola via d'uscita. Pensarci ora mi sembra quasi surreale, che a 20 anni una vita normale la posso sognare. Chissà se sarebbe stato uguale senza fiale pare benzo, senza sintomi d'astinenza. Serve il zero quelli in quelle sere in cui perdo il sonno, sento le serpi che sembra che tra le mie vertebre scorrano sempre al fondo, mentre scrivo liriche giro in tondo, poi ingoio lirica, accuso le critiche e poi porto speranza e autostima, solo per cercare la mattina nella villa Faxina. Il mio analista dice che dovrei imparare la differenza tra accettare e subire, Lorenzo e Subaru, vivere e soffrire, accettare il passato e capire, imparare ad amarmi. Ma le idee scivolano addosso come olio, cosa posso farci se mi sento sempre solo, sempre fuori luogo, guardo nello specchio e provo solo odio, odio. Anche questa notte conto gocce, per non passarle in bianco sono stanco delle voci, pensieri veloci, non voglio nessuno accanto, mostri che canto un cliché, sì ma tu dimmi perché, perché anche questa notte conto gocce, oh yeah, per non passarle in bianco sono stanco delle voci, pensieri veloci, non voglio nessuno accanto, sono un altro senza Dio, ma rappo come io comando. Sono un figlio di papà, ma papà non l'ho mai visto da piccolo, per la cronaca, per fare sta roba, non chiedo uno spicciolo, micro, vado 12 anni il primo tentativo di buttarmi, ricordo la sensazione, ringhiera del balcone tra i miei palmi, primo psichiatra, 14 non ero solo ma invisibile, esperienza non scibile, l'amicizia per me è sacra, bada, a 16 portavo un'amica a cerco, passano anni tra sedute e scale liche, 18 primo fratello che salvo dal suicidio, 22 ho perso il conto, sconto per ne sembro sbriccio, dentro me sbircio, scambio trovo in barrio opificio, 30 voglio il mio viso su quell'edificio, prima dei 13 ricordo poco, altre bulli, pugni su di tutti, ne in casa le urla, ti posso raccontare storie su dice, farmaciere troppo spesso di cena e terapia, mister simpatici cresco, sfigato risolato prima della pandemia, non ascolto il tuo giudizio, questo è solo un assaggio, dici ci vuole coraggio, vuoi sapere cosa ho visto, se non si guardami negli occhi, entra nella vita. Anche questa notte conto gocce, per non passarla in bianco sono stanco delle voci, pensieri veloci, non voglio nessuno accanto, mostri che canto un cliché, sì ma tu dimmi perché, perché anche questa notte conto gocce, oh yeah, per non passarla in bianco sono stanco delle voci, pensieri veloci.
E siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV. Siamo con Subaru. Abbiamo appena ascoltato Gocce, il tuo nuovo singolo, se non sbaglio, in radio e in digitale dal 5 maggio. Quindi, come dire, fresco fresco sotto ogni punto di vista. Com'è questo pezzo? Raccontacelo. Com'è questo pezzo? Allora, la prima cosa che ho pensato io, dopo un po' di tempo che avevo scritto il pezzo, cioè la cosa che ho realizzato, è che io tendenzialmente scrivo, ho iniziato a scrivere un po' per mettere chiarezza con me stesso, no? Quindi spiegare a me stesso anche le mie emozioni, i miei pensieri, perché spesso li trovo confusi. Però questa volta, nonostante forse l'intento iniziale fosse comunque quello, alla fine mi sono reso conto che forse può essere più un pezzo in cui posso far capire più agli altri come sto o come sono stato, anche perché il pezzo non è completamente rappresentativo del mio stato d'animo attuale. Sono sicuramente cose che ho passato, la seconda strofa è tutto uno storytelling su cose che mi sono successe, e a differenza delle altre cose che ho scritto in altri periodi è sicuramente molto più diretto, perché tendo a utilizzare molte metafore, molta, diciamo, a cercare di velare un po' quello che voglio dire. Invece in Gocce sono stato un po' più crudo del mio solito, che è una cosa che tra l'altro non mi dispiace, è venuto da solo. Detto ciò, è un pezzo parecchio dark, secondo me. È un po' uno storytelling su alcuni tratti della mia vita, e in realtà sostanzialmente si basa sul concetto delle gocce che, cadendo in un bicchiere, fanno cerchi concentrici. Questa è un'idea che mi è venuta ascoltando una lezione di psicologia clinica in cui si parlava di una cosa del genere. E io tra l'altro sono in psicoterapia da quasi 12 anni, credo, comunque sicuramente sopra i 10 anni, e quindi ho già avuto a che fare con la salute mentale per molto tempo, in primis da paziente, e con gli anni ho anche preso delle medicine che continuo tuttora a prendere, e non mi vergogno di dire questa cosa perché sono di aiuto, diciamo. E però un altro, diciamo, dei motivi per cui la canzone si chiama così è perché l'idea del titolo mi è venuta in un momento in cui stavo contando le gocce, effettivamente. Senti, abbiamo visto anche il videoclip legato a questo, a questo pezzo. Come nasce invece l'idea del video? Allora, l'idea del video in realtà mi compete relativamente, nel senso, molte persone mi chiedono poi da dove nasce il tuo stile musicale, da dove nasce il tuo video, da dove nascono queste cose. Io in realtà sono più un tipo da scrittura, nel senso sto ancora cercando di svilupparmi negli altri ambiti, so veramente poco, però sto trovando progressivamente più persone a cui mi appoggio che mi danno una mano. La prima cosa che ho detto in realtà al ragazzo che gestisce il video, che si chiama Cosimo, è stato: io non ho idea di cosa fare, so che abbiamo bisogno di una buona idea, non deve essere troppo complicata, deve essere funzionale e deve rappresentare il brano, quindi una cosa molto generica. Ora, visto che nel brano parlo poi dei farmaci, degli effetti collaterali che hanno, e quindi un po' ci sono metafore su, diciamo, i demoni della mia testa, lui ha proposto di fare questa cosa in un ambiente chiuso, scuro. Tra l'altro il video è stato registrato di giorno, ma abbiamo chiuso tutte le finestre, tutte le imposte di proposito, appunto per dare questa ambientazione dark. E poi lui ha scelto, diciamo, ha detto: mettiamoci qualche comparsa che fa da demone della tua testa, un po' come se loro fossero, ci sono dei miei amici dentro che fanno un po' la rappresentazione di quello che può essere un fantasma della mia testa in vari momenti. L'altra cosa poi, io non vengo da una famiglia di strada, non sono un ragazzo di strada. Qualcosa in comune con i ragazzi di strada ce l'ho, ma non è assolutamente nel modo in cui sono stato cresciuto o, diciamo, alle mie radici. Perciò non volevo neanche essere rappresentato come qualcosa che non sono. Mi piace vestirmi street, ma non voglio vendermi per una cosa che non mi rappresenta. Perciò il discorso di rappare elegante, diciamo vestito in giacca e cravatta, è stata un'idea che sicuramente è già stata utilizzata altre migliaia di volte,
ma non volevo assolutamente, diciamo, essere originale in questa cosa, semplicemente pensavo che potesse essere un po' più rappresentativo di me. Infatti poi abbiamo fatto una cosa a metà, cioè l'inizio del video, se non sbaglio tutta la prima strofa, diciamo, sono vestito in tuta come sostanzialmente sto in giro di solito, e poi invece da lì in poi sono vestito appunto elegante per creare anche un po' questo contrasto. Senti, siamo alla fine della nostra chiacchierata. Mi è piaciuto molto il tuo discorso su come scrivi, su come arrivano i pezzi, su come nasce proprio il tuo processo creativo. È molto interessante. Però noi sappiamo che c'è sempre qualcosa nel cassetto di un artista, di uno scrittore, come nel tuo caso. Nel tuo cassetto che c'è? Ma guarda, io ho il telefono pieno di note perché, come ti ho detto, io pubblico qualcosa, ma ho passato in tanti anni a scrivere cose che non penso verranno pubblicate e tuttora lo faccio. Gocce è solo uno dei brani che abbiamo scelto, di quelli che avevo proposto al mio produttore. Lui sostanzialmente mi aveva detto: tu portami qualche testo e scegliamo quello che ci piace di più per questo periodo, insomma, come in base a quello che vogliamo. Ma in realtà sulla tabella di marcia io sono pronto per i prossimi mesi, direi. Non ce li ho ancora registrati, ma a livello di testo io scrivo costantemente, o comunque sì, scrivo più o meno giornalmente, sembra un po' un meme, no? Ma sai, il fatto scrivi ogni giorno, ma non scrivo ogni giorno nel senso strofe, scrivo ogni giorno qualcosa, cioè mi appunto costantemente qualcosa. Cioè, questo è un cliché che ho già sentito anche da altri artisti in realtà, ma mi ci ritrovo. Sto in giro, vedo una cosa, mi ispira, non lo so, una frase, un mio amico dice una frase che mi colpisce, vedo un programma, che ne so, un anime, vedo una scena che mi piace, me la scrivo. Che sia un concetto, che sia scritta già in rima, magari a volte è scritta anche senza nessun tipo di senso logico, cioè sembrano parole a caso, magari anche solo queste parole suonano bene insieme. Un po' di tempo fa mi sono scritto tipo sillogismo, sincretismo, ma non ho pensato ancora a come collegarle, mi piaceva come suona. È molto interessante questo aspetto. Poi sicuramente ho in programma di far uscire per giugno un brano, però probabilmente non su Spotify, ma più per i social, diciamo, e poi probabilmente per l'estate uscirà qualcos'altro, quello però un singolo. Senti, a proposito di social, per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti e soprattutto ascoltarti, dove e come ti trovano? Allora, io sono su Instagram come Subaru Wanna Fly, Wanna scritto come in slang americano, WANNA e poi vabbè FLY. Poi su Spotify sono come Subaru. Non so se attualmente l'algoritmo di Spotify sia così gentile da farmi trovare subito, perché immagino ci siano più Subaru, quindi forse se scrivono Subaru Gocce è più semplice. E per adesso dovrebbe esserci solo questo. Poi c'è anche il canale YouTube che è sempre Subaru. Anche lì al momento consiglio di cercare Subaru Gocce, perché è il modo più veloce per trovare il canale, anche visto che adesso ci abbiamo caricato un unico video, quindi quello è il modo più facile per trovarlo. Penso che prima. Uh-huh. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Subaru, fatelo, perché come diciamo a Roma è gagliardo e tosto, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Subaru, grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi. Linea alla regia. A voi.